Abbiamo visto una grande partecipazione di gente, prima innanzitutto le offerte, e questa è la cosa principale, perché noi siamo qui per uno scopo principale, che è quello di aiutare l'associazione Orvieto contro il cancro. Ho visto la damigiana, Italia 1. Ho visto la damigiana abbastanza piena, quindi questa è una cosa importantissima, perché dobbiamo fare veramente un po' di raccolta di fondi per queste cose importantissime, insomma, per questa funzione sociale importante. Il tributo è quasi pronto, l'amore che strappa i capelli, siamo tutti pronti per iniziare fra un pochettino, si aprono le porte e io ti auguro anche a te una buona serata. Prima di questo concerto come ti senti, questo maggio? Molto rilassato e molto tranquillo, molto bene. Contento di fare una cosa del genere, soprattutto dato che è una cosa a favore di Orvieto contro il cancro, della ricerca, diciamo così. Certo. Di aiutare persone che sono più sfortunate, le famiglie soprattutto. Con una sala già piena la gente continua a entrare. Ancora deve, probabilmente dovrà entrare ed è difficile, raro e quindi bellissimo che alla sala dei 400 del Palazzo dei Congressi ci sia così tanta gente al di là degli eventi ufficiali. La serata di Fabrizio D'André, per Fabrizio D'André è una serata importante. Diciamo che molto spesso quando si ricordano e si celebrano musicisti vivi o scomparsi, si tende a legare loro ad altri loro colleghi, magari di altre nazioni. Allora si dice che il jazzista Francesco Cafiso è l'erede di Charlie Parker, o che Zucchero è il Joe Cocker italiano. Una scrittrice che conoscerete sicuramente, come Fernanda Pivano, una delle, come dire, più grandi scrittrici italiane, che ha conosciuto i poeti e gli scrittori della Beat Generation, da Kerouac a Bob Dylan, e che ha tradotto l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, da cui Fabrizio D'André ha realizzato uno dei suoi dischi più belli. Parlando di Fabrizio D'André ha detto: Bob Dylan è il Fabrizio D'André americano. Ma io mi sono accorto che in casa per quello che vale da me è tutto. Se mio padre ha creato filosofia, ma sì, almeno dal mio punto di vista di ragazzino. Mio fratello che se prendeva qualche cosa al di sotto del 3 Erode faceva il muso per ragione. È normale che in una famiglia del genere uno anche così, perché ci viene allenato, no? Diventi competitivo. Solo che la mia competitività dal punto di vista di quello che erano gli studi era una cosa ridicola. Vale dire, io portavo a casa trionfante un 18 e mi guardavano un po' storto. Allora probabilmente con la volontà di emergere scelto un'altra strada, che dovrebbe guardare la chitarra. Proprio per volontà di emergere, per dimostrare a me stesso, ma prima di tutto forse ai miei genitori, al fratello medesimo, che io qualche cosa valevo, al di fuori di quello che era l'iter normale del figlio di una famiglia appartenente alla piccola borghesia. Cioè, voglio dire, negli anni 60 non era divertente fare questo mestiere, perché era veramente un qualche cosa che non era così grande. Benedetto Croce diceva che fino all'età dei 18 anni tutti scrivono poesie. Dai 18 anni in poi rimangono a scrivere due categorie di persone, i poeti e i cretini.
Quindi io precauzionalmente preferirei considerare il cantautore. Positiva.